va a un bivio. Il destino decide per te. Alle volte prendi una strada così. Ti sposi, vinci alla lotteria e compri la casa dei tuoi sogni. Altre volte, invece, tua moglie ti lascia, perdi il lavoro e la lotteria la vince il tuo vicino di casa. Questa è la vita che ci hai raccontato, il tuo bivio. Ma che cosa sarebbe successo se quel giorno il tuo destino non avesse preso quella strada? Quale vita avresti vissuto? Fine settembre 1989. Me lo ricordo bene perché la sera, tanto per cambiare, l'Inter sarebbe stata eliminata dalla Champions League, dal Malmö. Allora si chiamava Coppa dei Campioni. Ma io ero a Palermo, aeroporto di Punta Raisi, dovevo decollare per tornare a casa. L'aereo parte ed entra in un tifone, quella che in gergo tecnico si chiama corrente discensionale. Per fortuna, pochi giorni prima, in seguito a un altro evento, c'era stata una circolare a tutti i piloti. Si diceva che in caso di corrente discensionale non bisognava forzare il destino, non bisognava alzarsi, ma bisognava assecondare la spinta discendente dell'aereo. Il mio aereo torna a terra bruscamente, arriva su un prato e io dall'oblò intravedo il mare di Palermo, così bello quando ci devi fare il bagno, che si avvicina. L'aereo si ferma vicino alle rocce e io passo 20-30 secondi convinto di essere arrivato al momento estremo della mia vita. Invece quella circolare è il bullone che fa sì che io sia ben felicemente costretto a spostare il mio momento. E chissà quante volte nella vita di una persona c'è un momento decisivo, un bivio, un momento nel quale il destino sembra rivoltarsi contro e invece qualcosa ti salva la vita. Chissà quanti di voi che in questo momento sono sul solito divano di casa hanno avuto una circostanza che magari non sanno neanche. Vi siete fermati in un autogrill, volevate mangiare un panino, oppure vostra moglie doveva andare in bagno. In genere le donne in autostrada provano l'irrefrenabile desiderio di andare in un bagno, un autogrill sì e uno no. E poi siete ripartiti, avete visto coda al chilometro 265 per incidente e forse siete nella condizione di dover benedire il panino o il desiderio fisiologico vostro o di vostra moglie. Perché la vita è fatta anche di questi casi, bisogna avere un po' di fortuna quotidianamente. Ma qui siamo a un caso molto più estremo, molto più emozionante. Buonasera. Buonasera. Giampiero, prego. Un legionario. Non un ex legionario. No, legionario, sempre legionario. Perché quando sì. Uno è un legionario, sì. Lo prima, è sì. Per tutta la vita. Fino alla morte, sì, è vero. E perché uno diventa legionario? Ma a volte per così, per combinazione, per io andai in Francia per trovare lavoro e poi invece andai a finire nella legione. È un mito, la legione straniera. È un mito, sì. Tutti i ragazzi, poi non, nessuno ha il coraggio di farlo, però tutti, almeno una volta nella vita. Io ero andato nel 48, poi dopo passai la frontiera, poi dopo, siccome avevo una ferita a un sopracciglio, allora mi rimandarono indietro. E perché si passa la frontiera nel 48? Perché c'era la frontiera nel 48, non è come ora. Ma si va via, si scappa, no? Si va a cercare un'altra dimensione. No, si cambia, sì. Io ero andato per trovare lavoro. E poi dopo, a quell'epoca, la polizia diceva o in Italia o nella legione. Dal momento io ero venuto via dall'Italia, sono andato nella legione. E qui inizia una storia incredibile. Vediamo la prima parte. E
Indocina, 1954, Hai Phong, il legionario è sepolto vivo. Dov'è finito il suo amico? I suoi amici legionari lo hanno trovato. Sono passati 30 anni. Ogni volta che Giampiero sente il sole in faccia, pensa alla sua liberazione. Oggi vive a Prato con Elena, sua moglie, e i figli Andrea e Gianluca. In città Giampiero è conosciuto. L'ex legionario è fiero del suo passato. Tutti sanno che ama sparare. Al tiro a segno, un tiratore chiede delle pallottole calibro 22, ma quando gli squilla il cellulare, si allontana e lascia la scatola sul banco. Giampiero compra la scatola dimenticata, Winchester serie H calibro 22, l'ultima scatola della confezione. Paga e si allontana. Quando il tirassegno è chiuso, a Giampiero piace andare in campagna. Camminare e sparare è un ottimo esercizio per tenersi in forma. Ogni volta che spara, il tempo sembra essersi fermato. Quanti ricordi riaffiorano alla memoria. Si spara al bersaglio, senza uccidere nessuno. Si è fatto tardi, è meglio ritornare. Il pranzo della domenica per una famiglia unita è una tradizione. Ma Giampiero non è solo come crede. Qualcuno di nascosto lo spia da diverso tempo. L'appostamento è finito. Il brigadiere Amore decide di agire. Il vigilante era stato appunto nella legione straniera, aveva combattuto in Africa e quindi aveva avuto a che fare con la morte, e questo è anche importante. Bussano alla porta. Elena va ad aprire. Fra lo stupore generale entrano alcuni carabinieri con un mandato di perquisizione. Non è bello aprire la porta la mattina e le finestre e trovarsi circondata la casa da una decina di carabinieri, addirittura col mitra. La perquisizione ha inizio. Elena e i figli sono turbati. Ma cosa vogliono? Cosa cercano? Il brigadiere Amore vuole vedere la sua pistola. Giampiero non ha niente da nascondere e lo accompagna dove tiene l'arma. Ecco la calibro 22 che stava cercando. È la stessa pistola che Giampiero usa al tiro a segno. La perquisizione continua e vengono trovate fotografie sospette, coltelli e la scatola di pallottole comperata al tiro a segno, Winchester, serie H, calibro 22. Ecco, al tempo del mostro c'era la caccia alle streghe. Sicché macellai, dottori, gente che abbia avuto un passato come mio babbo. La perquisizione è finita. Giampiero viene portato in caserma per accertamenti. Giampiero rassicura i suoi cari. Elena non sa darsi pace. Suo marito non ha fatto niente. Il brigadiere Amore ha compiuto il suo lavoro e Giampiero viene portato via. Siamo negli anni dei delitti del mostro di Firenze, le cui vittime sono state uccise dalle pallottole Winchester serie H calibro 22, la stessa serie trovata a casa di Giampiero. È lui il mostro di Firenze? E poi queste cartucce sono state controllate, eccetera, non hanno avuto nulla a che vedere con il mostro di Firenze. Giampiero viene rilasciato la stessa sera, la sua pistola sequestrata per alcuni mesi. Sparare al tiro a segno e avere una macchina rossa come quella segnalata nei luoghi del delitto è una colpa.
Chi ha sospettato e denunciato Giampiero? Chi pensa possa essere lui il mostro? Ma gli sguardi della gente, la diffidenza nei suoi confronti, pesano più di una condanna. Qualcuno di loro ha già deciso che è colpevole. Ma per Elena e i suoi figli è solo un marito e un buon padre. Ho notato la differenza che quando incontravo le persone mi guardavano dall'alto in basso. Giampiero subisce diverse perquisizioni, ma la famiglia è rimasta unita. I sospetti su di lui vengono a cadere e alla fine la sua vita continua come prima. Quindi due eventi tremendi, insomma, il primo seppellito vivo in Indocina. A che sante? Per quanti giorni? Penso 5-6, perché io sottoterra non è che potevo sapere, 5-6 giorni, 7. Trovato per caso da legionari, una pattuglia, sì. Legionari. E poi invece questa, ne parlavo prima, cioè noi siamo un paese, io immagino che quando poi si è visto che lei non c'entrava assolutamente nulla con questa storia, le smentite non ci sono state. Mai oppure... state, niente, né piccole né grandi, mai. No, mai. E lì c'è l'ostilità, il paese, mezzi sguardi, queste cose. Sì, perché poi sa com'è, uno comincia a dire un legionario e poi gli è stato qui e poi gli è stato là, se lo dicano la macchina, perché poi c'era anche la storia della macchina. Sì. Qualcuno ogni tanto diceva, ho visto la macchina rossa, il lanciafolavi avevo io. Sì. Per esempio andare a Vicchio, le Caselle, dove stavo io, c'avevo la mamma, io andavo lassù al cimitero da mio babbo, era buon babbo, è morto nel 69. E allora dicevano, allora quando io uscivo di casa c'era carabinieri verso diciamo prima di entrare in autostrada, poi all'uscita dell'autostrada c'era un'altra pattuglia di carabinieri. Sì, li vedevo. Io a volte sono andato a mangiare a ristoranti lì senza fare nomi lì. All'uscita dell'autostrada poi andavano a vedere se io ero stato lì, poi me lo dicevano. Io avevo moglie e due figlioli, di giorno, di domenica mattina, dove andavo io? Dove potevo andare io? Certo. Che cosa potevo mai fare di male? Beh, una bella cosa di questa prima parte della storia è una famiglia unita. Sì, sì, quello sì, sempre. Sempre, siamo sempre stati uniti in famiglia. Due. Figlioli non hanno mai detto niente di male, hanno sempre difeso. Quello sì. Però immagino la moglie, anche la moglie. In un posto piccolo sia ancora più difficile, perché in una città ci si nasconde. A Prato mi conoscono tutti, ha capito? Ma poi anche di Mugello, a Vicchio, che mi conosceva. Sì, magari qualcuno non dice nulla. Lo so. Chi per paura, chi per magari non so. Oppure ti guardano così. Mezze frasi, oppure. Sì, ti guardano. E lì si Se gli saluti, gli dicono sì, buongiorno, sì. Vita, si sente questa si sente. Io posso permettermi di chiederle quanti anni ha? Io ho 76, ecco, sono di 30, ecco, li ho fatti ora il 22 di novembre. Ne dimostra 10-15 in meno, quindi vuol dire che ha vissuto una vita di allenamento, insomma. E carattere forse anche. Carattere. carattere. Sì. Adesso noi andiamo avanti perché da questo momento la storia assume connotazioni imprevedibili, veramente interessanti, veramente strane. Prego. Dall'altra parte del mondo, Stati Uniti. Joe Vigilanti, di origine italiana, è un imprenditore di Norwalk, nel Connecticut, dove vive e lavora. In ufficio legge i giornali italiani e americani. Qualcuno nel suo paese d'origine è stato scambiato per il mostro di Firenze. Qualcuno che, come lui, si chiama Vigilanti. E se fosse un suo parente? Jenny, la sua fidata segretaria, lo aiuterà nella ricerca di quel numero telefonico. Joe deve sapere, quell'uomo sospettato ingiustamente in Italia di essere uno spietato assassino è veramente un suo parente. L'umore di Giampiero non è dei migliori. Elena sa che a Giampiero ritorna il buon umore quando rivede le foto del passato. Joe ha deciso. Chiamerà quel numero. Nel frattempo a Prato, le vecchie foto, ai tempi della Legione, hanno fatto ritornare il sorriso a Giampiero.
Suona il telefono. Elena va a rispondere. Pronto? Joe si presenta e chiede di parlare con Giampiero. Joe, chiamo dalla mensa. Elena ritorna stupita. È qualcuno che non conosce. A quel punto Giampiero va al telefono. Dopo un momento di stupore, sul suo volto un sorriso. Erano fratelli tuo nonno e mio nonno. Giampiero scopre che suo nonno Angelo e il padre di Joe, Emilio, erano fratelli. Giampiero e Joe sono cugini. Beh, essere sospettato di essere il mostro di Firenze, almeno è servito a qualcosa. Giampiero decide di partire per andare a conoscere suo cugino Joe. Strana questa attesa. Sei emozionato come non succedeva da tempo. Suonano alla porta. Di che colore avrà gli occhi? E il suo aspetto come sarà? Ancora pochi secondi e... Eccolo tuo cugino, il mostro. Ma che mostro? I suoi occhi sono buoni. Che felicità, Joe. Che felicità, Giampiero. Quante cose ci sono da raccontare. Nelle mani di Giampiero il certificato di nascita di nonno Angelo. In quelle di Joe, quello di suo padre Emilio. Davanti al fuoco, finalmente le emozioni di due vite escono dai colori sbiaditi di quelle vecchie fotografie. Così a poco il tempo passa e i due cugini diventano fratelli. In riva all'oceano ci sono tante cose da ricordare. Come lo sbarco in Normandia, Joe c'era e traccia sulla sabbia lo schieramento del suo reparto. Quanti ragazzi e quanti amici se ne sono andati. Giampiero lo sa bene. Ma ora che si sono incontrati, tutti e due si sentono un po' meno soli. Ma quindi ancora un destino che si compie fuori dall'Italia, come era già capitato prima, negli anni 50 e 60. Quindi, com'era questo Joe, questo impatto con... È una persona simpatica, lei il classico italiano nato in America, no? Il modo di parlare, perché lui parlava poi meridionale, nel senso che lui, siccome mio nonno, cioè mio nonno, il fratello di mio nonno sarebbe stato il suo padre, quando si sono, diciamo, divisi a Firenze, sia il babbo di mio babbo, cioè mio nonno Angelo, e lui andò in Calabria, poi dalla Calabria andò in America. Quindi come parlare un po' americano con l'accento sì, di Calabria. Sì, meridionale, meridionale, insomma, conosco. Di Calabria forse sì, forse no, comunque meridionale, sì. Un po' così, no? Vediamo adesso come va avanti questa storia. Giampiero è ripartito da pochi giorni e Joe, come ogni mattina, attraversa il parco per recarsi in ufficio. Il pensiero di Giampiero gli riscalda il cuore in quella fredda mattina d'inizio inverno. La vita di Joe è ritornata a quella di prima. I gesti di sempre riempiono la sua giornata. Poi arriva il ricordo. Eh sì, Joe, la foto di Giampiero legionario fa un miracolo. Adesso Giampiero è di nuovo lì con te. Ma è l'illusione di un attimo. Come le cose belle della vita. Come il vostro incontro. È sabato mattina. Giampiero ed Elena sono in cucina a fare colazione con i figli. Andrea racconta le avventure del sabato sera, ingigantendo le sue conquiste femminili. Che bella la famiglia riunita. Bussano alla porta. Elena va ad aprire. Una lettera dagli Stati Uniti per Giampiero. È successo qualcosa. $18 milioni. La notizia ha fatto il giro della città, ma per Giampiero nulla è cambiato. Quei soldi serviranno ai suoi figli. Una mattina arriva il signor Vigilanti con una bella lettera in mano. Dice, vedi questa? Dico, allora?
E dice, te mi è arrivata dall'America. Dio, speriamo tu sia quello che è ereditato dallo zio dell'America. E dice, perché no, che non devo essere io. No, Dio, non ci credo, Jean-Pierre. Dice, sono io. Quante cose cambiano nella vita. Vero, Giampiero? Uno crede che sia più in pace con la coscienza pulita che con i soldi in tasca. Adesso tutti ti salutano calorosamente. Chissà come mai. Beh, non proprio tutti. Oggi Giampiero è tornato al tirassegno. La sua mente quando spara è libera dai pensieri. Stop. È bello sentire di nuovo il sole sulla faccia. Il ricordo di Joe è sempre con lui. E Giampiero, il legionario, sarà sempre. Dell'ospite parliamo dopo, anche perché non è microfonato, quindi cosa significa ricevere un'eredità del genere? Dapprimo sembra, non sembra vero, cioè sembra una barza, sembra così uno scherzo, poi dopo si comincia a credere e poi ci si deve convincere che bisogna stare tranquilli, calmi, capito? E non farsi prendere, io ero un po' abituato, non farsi prendere dall'emozione, perché che succede? Che uno trova un sacco d'amici, un sacco di persone brave che ti vogliono bene, che ti consigliano, gli stessi che non ti guardavano prima, e così via. E allora bisogna stare in campana, perché chi ti può fare investire? Quelli delle banche. Sì, le banche, abbiamo sì, un le banche, per sì, abbiamo vedere. E quello e quell'altro. Allora uno finirebbe, siccome io non sono nato, diciamo, non sarei in grado di poter fare certe cose, investimenti, e allora finire male. È vero. Finire male. E allora si sta calmi, tranquilli, si fa un po' la vita di sempre. Ecco, e poi vedremo. La vita di sempre. Infatti la prima cosa che viene in mente è dire, ma uno che insomma nel suo paese in qualche modo ha avuto dei momenti in cui non è stato trattato benissimo. Sì, no. Quindi il primo istinto è quello di dire, beh, se ne sarà andato da un'altra parte. Sì, infatti, di molti via lavoro. Come mai? Ma perché? Anch'io lo dico, come mai? Come mai? Perché? È così, perché. Perché mi cambierebbe troppo la vita. Forse sarebbe peggio, penso, a cambiare. Pure tanto, lei a cambiare sì, abituale. Sotto figlioli ci sei loro, vedremo un po' in seguito. Piano piano, insomma, capito. Però anche il piacere. La moglie vuole rimanere lì nella casa dove si sta ora, beh, capito? È nostra, sì che insomma. Il piacere di dire perché, rimango qui nella. Perché il problema è. Se io spendessi soldi, i soldi diciamo andassi in giro a spendere di qua e di là, la gente direbbe, ha visto? Invece siccome io non gli spendo, allora la gente si arrabbia e dice, ma perché lui non gli spende soldi? Ma perché non fai questo? Ma perché non fai? Se li avessi io farei, dire, io no. Invece no. Però cambia l'atteggiamento della cambia, gente. Cambia, perché uno si sta più sicuro, cioè. Uno si sente sicuro, sì, dice non lo fo perché non lo voglio fare, però se volessi lo potrei fare, questo insomma. Bravo. Adesso noi giocheremo con questa ipotesi, lei non compra le pallottole calibro 22, magari invece di avere una macchina rossa celeste, se compra una celeste, celeste sì. Quindi non viene neanche indagato, perché lei non è stato neanche indagato, c'è stato un attimo di un sospetto che è finito sul giornale, quindi un'inezia. Però, come abbiamo detto no, prima, insomma, quattro perquisizioni. Perquisizioni, sì. No, ma dico, non ha subito nessun processo, tutto si è fermato molto prima. Era talmente una, io non sono mai andato una bolla processo. Di sapone, esatto. Bisogna esatto. dire le cose. Sì, sì, esatto. È una, però la classica. La CNN facendo i documentari, diciamo, che hanno fatto. E hanno preso i nomi certo. perché Fioravanti al processo faceva anche
il mio nome, perché certo. Io allora difendevi Pacciani. Sì. Poi è diventato il mio avvocato dopo, Fioravanti. Ho capito. Sì. Quindi lei non viene coinvolto in questa vicenda e quindi non conosce Gio Vigilante e il suo... Ah, facciamo, sì. Quindi tutto questo naturalmente dopo il vostro bivio, che è la pubblicità. A dopo. Ma che cosa sarebbe successo se... È come fossimo nel set di un film. Perché qui c'è una storia veramente densa di eventi. Un legionario, non un ex legionario, perché si rimane legionari. Sempre. Tutta la vita. Tutta la vita. Un legionario, una vita rocambolesca tra l'Algeria, l'Indocina, una vita in pericolo più di una volta in particolare, seppellito vivo e salvato dai suoi amici che lo trovano per caso, poi una seconda vita in Italia, a Prato, un sospetto che fa in modo che il nome Giampiero Vigilante passi l'Atlantico e a un certo punto venga raccolto da un suo cugino col quale nasce un rapporto di grande amicizia. Purtroppo a un certo punto questo cugino, Gio Vigilante, il classico italo-americano di grande cuore che ha fatto fortuna, questo cugino muore e a un certo punto Giampiero diventa, senza volerlo, un miliardario. Sì, sì. Come direbbe un presentatore vero, 36 miliardi del vecchio conio. Adesso noi invece, siccome tutto questo è legato al fatto che i giornali, che come sempre amano sguazzare nel pettegolezzo, soprattutto quando si parla di eventi come la cronaca nera, hanno fatto rimbalzare questo nome in America, noi vediamo se invece Giampiero non fosse stato, anche se marginalmente, in maniera non significativa per le indagini, non fosse stato coinvolto nella storia del mostro di Firenze. Quindi vediamo la vita non vissuta. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Ma che cosa sarebbe successo se quel giorno il tiratore in fila davanti a Giampiero avesse sì risposto allo squillo del suo cellulare, ma la linea fosse caduta? Giampiero non avrebbe comprato l'ultima scatola delle cartucce Winchester calibro 22. Non sarebbe mai stato indagato come il mostro di Firenze. Non avrebbe mai conosciuto Gio. Non avrebbe ereditato e molto probabilmente... È domenica pomeriggio e mentre Elena guarda la sua trasmissione preferita alla TV, Giampiero insofferente legge il giornale. Come sono lontani i bei tempi avventurosi della Legione. Elena ha un'idea. Perché non fare un viaggio insieme e visitare i paesi che Giampiero ha conosciuto nella sua vita avventurosa? Giampiero è entusiasta. Sfogliando quell'Atlante, il loro viaggio intorno al mondo è già iniziato. Avete conosciuto luoghi e persone affascinanti in Australia, Indocina, Russia, Egitto. Ma il viaggio finisce e si ritorna a casa. E adesso cosa fai? Dove sono finite le stellate, i tramonti infuocati e quei luoghi meravigliosi ormai lontani? Già, la televisione. Che barba, che noia. Che cosa si può fare domani? Che barba, che noia. Ma sì, domani vai al tiro a segno, la tua passione. Domani, finalmente, si spara. Solo al tiro a segno Giampiero si sente felice. Oggi il bersaglio viene più volte centrato e i caricatori finiscono presto. Un tiratore si gira, ha notato che Giampiero ha una tecnica particolare. L'uomo si presenta, è il brigadiere Amore dell'Arma dei Carabinieri. Anche lui è un tiratore scelto. Giampiero è contento. Oggi ha trovato qualcuno con cui dividere le sue esperienze. Questa sera Giampiero ha invitato a cena il brigadiere Amore. Anche Elena è felice di fare la sua conoscenza. Davanti a un bicchiere di vino si parla meglio. Che belli quei barattoli. Cosa contengono, Giampiero? Elena racconta entusiasta ad Amore i souvenir del loro viaggio intorno al mondo. Amore capisce che un uomo come Giampiero non può vivere di soli ricordi. Strana la vita. Giampiero è diventato amico del brigadiere Amore.
Così, grazie alla sua esperienza, i militari dell'arma si scambiano consigli per migliorare la loro tecnica di tiro. Presto Giampiero diventerà consulente del gruppo guidato dal brigadiere. Giampiero è felice. Anche lui parteciperà alla caccia al mostro. Il mostro potrebbe essere tra noi. È sera e a casa di Amore, Giampiero viene messo al corrente dello sviluppo delle indagini per arrivare alla cattura del serial killer. I sospetti sono tanti, ma le certezze poche. Forse bisogna prendere in considerazione quell'identikit, o forse è meglio controllare quei cascinali dove qualcuno ha visto movimenti sospetti. Sì, i consigli di Giampiero sono stati utili. A proposito, ti hanno consegnato il distintivo? Certo. Eccolo qua. Adesso sei uno di loro. Si è fatto tardi, domani andranno al tiro a segno. In quella stretta di mano, l'amicizia di due uomini leali. È una fredda giornata invernale, tra poco Giampiero si ritroverà al tiro a segno con Amore. Ma che sta succedendo? Che fanno quei ragazzi? Uno ship? Una donna è in pericolo. Giampiero agisce d'istinto. Fermi! Che cosa fate? Lasciatela! Giampiero mostra il distintivo. Calmati, lascialo andare, nessuno deve farsi male. C'è troppa paura negli occhi di quel giovane rapinatore. In un attimo, la pistola compare nelle mani di Giampiero. E un secondo dopo, il malvivente giace a terra colpito. Giampiero rassicura la ragazza, sta tranquillo, adesso è tutto finito. Ma all'improvviso uno sparo. Che cosa sono quelle nuvole? E perché senti tanto freddo? Ecco Amore, il tuo amico brigadiere. Perché sei sdraiato per terra? Adesso non senti più quel dolore lancinante. Cammini leggero, sopra quella soffice neve. Ma dove sei? E che pace che c'è in questo posto. Un uomo ti viene incontro e ti sorride. Non lo conosci. Stai per parlargli quando... una forza misteriosa ti spinge via. E senti una voce lontana che ti riscalda il cuore. Apri gli occhi e vedi il tuo amico. Adesso che senti il sole sulla faccia e vedi quel sorriso, sai che rivedrai ancora i tuoi cari. Giampiero, un legionario come te, non muore mai. Si è salvato anche nell'ipotesi, hai visto? Eh? Non potevamo che costruirla così. Beh. Ma com'è lei? Si vede in un'ipotesi del genere? Sì, sì. Trovo bello, interessante. A me è piaciuta molto. Mi piace poi perché ci sono delle parole che non sono più di moda, ma che a me piacciono molto. La lealtà, certo. L'onore. Parole che non si usano più e che invece... bisognerebbe che ci fossero di più, perché la lealtà alla persona è tutto. Un amico, una persona leale, tutto, si sta meglio. Cos'è per lei l'amicizia? Parecchio, tutto, l'amicizia è tutto. Molti amici ha? Sì, tanti sì. Anche se qualcuno non ce l'ho più magari, però comunque io ho sempre avuto tanti amici, sì. Mi hanno sempre apprezzato perché io sono leale, le cose le dico poi io. Cioè le dico in faccia, se uno fa una cosa la dico, capito? E le amicizie vere sono più nei momenti di difficoltà? Sì, amicizie vere sì, si vedano, perché anche in tutta questa storia io ho avuto persone, mi sono sempre state vicino, capito? Non mica tutti, però parecchi sì. Mi sono stati vicino e insomma hanno capito chi ero io, proprio, diciamo, davvero. E là, in Indocina, come può nascere un'amicizia? I legionari sono amici fra di sé, cioè i legionari sono leali, non bisogna tradire però, perché sennò è pericoloso, però sono leali. È molto, molto affascinante, io mi sembra di essere nel... mi sembra che mi stiano raccontando un film. Lei assomiglia un po' a Anthony Hopkins, secondo me. Sì, me l'hanno detto. Gliel'hanno detto, eh? Sì.
Sempre con i mostri, di... sempre la storia. Lo sguardo. La storia dei mostri sciattolo. Però insomma, un Paul Newman, insomma, ci sono degli attori che potrebbero interpretare la sua storia. Adesso noi abbiamo una terza via, una sua sorella con cui abbiamo sì. cercato di metterci in contatto. Il marito ci ha risposto così, vediamo come. Noi con Giampiero non abbiamo più rapporti da anni. Ormai di quella persona non ne vogliamo sapere più niente. Se ci deve chiamare, lo faccia lui direttamente. Forse sono meglio, a volte sono meglio i cani. Sì, sono meglio i cani, sì. Sono meglio i cani, sì. Sono più leali. E comunque spesso non sono... Cioè, i rapporti stretti non necessariamente sono i rapporti di sangue, i rapporti di famiglia. No. Infatti io ho l'esperienza, non ce l'ho io. Ma è la frattura è avvenuta più nel momento, diciamo, del sospetto, per capirci, o nel momento dei soldi? Anche nel momento del sospetto, perché pensavano di essere coinvolti, si vergognavano, ma non era mia colpa mia, sì. Io mi indagano, io che c'entro. E poi dopo con la storia dei soldi, perché magari, forse non lo so, forse erano invidiosi, lo so. Forse. Quindi lei non ha rimpianti? Perché lui gli ha lasciato a me i soldi, hai capito? Non è una cosa certo. di famiglia, è una cosa mia e basta. Certo, anche perché non era per la parentela, ma era per il rapporto sì, che si era creato tra lei e Gio. Quindi... Sì, sì. Non era, dice, in famiglia, non so, padre e figlio, allora è differente, certo. Ci sono le leggi. Lui poteva fare come voleva. Una storia dove ci sono tutte le componenti che mi piacciono della vita, quindi io non mi preoccuperei, ma vedo che lei, da bravo legionario, non si preoccupa. No, non mi preoccupa. Guarda assolutamente sì. avanti. Avanti, finché va, avanti sempre. Beh, caspita. Sì. Le faccio intanto i complimenti per la forma fisica. Io spero, mi basterebbe arrivare a 67 anni col fisico che ha lei a 77. E dopo il canta? E dopo canto, che lo sa, sussurro magari. Sussurro. Quindi le faccio veramente i complimenti, sono contento di aver conosciuto. Anch'io altrettanto. Un uomo come lei è un legionario. Piacere. Arrivederci, grazie. Arrivederci. L'ho già detto più di una volta che ogni vita sembra la sceneggiatura di un film, ma qui siamo veramente a un grande film. Avventura, rischio, vita, morte, fortuna, incontri, denaro. C'è veramente molto, ma c'è anche una famiglia, c'è soprattutto una grande famiglia che sostiene un grande uomo anche in momenti difficili. E quindi quando si parla di famiglia si finisce per parlare di amore, che è il tema della prossima storia. Storia ambientata in una delle città dell'amore, Napoli. Io ho scritto una canzone su Napoli e su un amore che ha il suo epilogo a Napoli. In questo caso invece ci sono amori che finiscono e amori che cominciano, ma soprattutto una città così bella, così particolare, che fa da cornice a una storia incredibile che vi vado a raccontare, presentandovi Gianni. Come stai? Bene. Tutto bene? Benissimo.